più si fa buio attorno a noi e più dobbiamo aprire il cuore alla luce che viene dall'alto. Dio conduce ciascuno per una via particolare. L'uno arriva più facilmente e più presto alla meta di un altro. Il cielo non prende niente senza ripagare smisuratamente. La via della sofferenza è la più sicura per giungere all'unione con Dio. L'invocazione «sia fatta la tua volontà» deve essere, nella sua interezza, la norma della vita cristiana. Deve regolare il corso della giornata dal mattino alla sera, il volgere dell'animo e l'intera vita. Poiché la donna fu la prima ad essere tentata, il messaggio di grazia di Dio arrivò prima ad una donna e il consenso della donna ha sempre determinato il destino dell'intera umanità. La vocazione non la si trova semplicemente dopo aver riflettuto ed esaminato le varie strade. È una risposta che si ottiene con la preghiera. In fondo ciò che devo dire è sempre una piccola, semplice verità. Come imparare a vivere con la mano nella mano del Signore. L'essenziale è solo che ogni giorno si trovi anzitutto un angolo tranquillo in cui avere un contatto con Dio, come se non ci fosse nient'altro al mondo. Se Dio è in noi e se Dio è amore, è inevitabile che noi siamo fratelli. Perciò il nostro amore del prossimo è la misura del nostro amore a Dio. Ciò che possiamo fare in paragone a quanto ci viene dato è sempre poco. Lei potrà aiutare meglio gli altri se si preoccuperà il meno possibile di come farlo e sarà il più possibile semplice e gioiosa. Chi ha raggiunto un più alto grado di umanità rispetto alla grande massa non può considerare tale grado come un personale segno di distinzione. Si tratta piuttosto di un segno di nobiltà che impegna a lavorare per gli altri e presso di loro. Non si deve porre una scadenza al Signore. Dio non è costretto a servirsi di un'unica persona. Dio è la verità. Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no. Chi crede sa che esiste uno, il cui sguardo non è limitato da nessun orizzonte. Colui che non tiene salde in mano le redini di tutto se stesso, non è affatto all'altezza di determinarsi in modo realmente libero. Anzi, si lascerà sempre influenzare. Quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato. Concediti in chiesa tanto tempo quanto ti è necessario per trovare serenità e pace. Ci sono stati degli individui che in seguito ad un'improvvisa mutazione della loro personalità hanno creduto di incontrare la misericordia divina.
Ogni donna che vive alla luce dell'eternità può realizzare la propria vocazione, sia essa il matrimonio, un ordine religioso o una professione. La donna cerca naturalmente di abbracciare ciò che è vivente, personale, integro, curare, custodire, proteggere, nutrire e favorire la crescita. È il suo anelito naturale, materno.